la vista si stupide creature di bicchiere di inudibile. Dallo stesso sceneggiatore del mio pupazzo incredibile. Per la prima volta insieme. Storia verissima. Cosa può scatenare una telefonata? Ma mi curvo! Relativamente. È tutto come me l'ho detto. E di che cosa sei lecito? Di cosa? Sì. Vuole riscoprirlo. Non ho ben capito che cosa mi ha detto. Se non ho capito, te lo ripeto lentamente. Grazie. Molto bene, arrivederci. Dimenticavo. La messa con quell'elefante. Ah, mi scusi. È lei il signor Mimosa? Sì, sono io, signor Mario Sciallo. Lei sa perché siamo qui? No, non che io sappia. Che cosa ha fatto nella giornata di venerdì 13, ore 2 del giorno 3 dello scorso primo del mese? Maresciallo, ma non ho capito bene l'ora. Io ripeto. Cosa ha fatto il giorno susseguente e viceversa il mese primo dell'anno bisestile domini, secondo primulio, ore 9, Ah sì, ora ho capito. E dunque, cosa fece? Feci. Ma non quelli, idiota! Che cosa fece il resto del giorno? Quel giorno, come tutte le mattine, mi alzai e mi feci la barba al piede. E come ogni mattina testai i miei superpoteri. Signor Mimmo, non penserà mica che io credo ai suoi superpoteri. Io sono il cugino di Ultramardi e questa è la bomboletta giusta. Ma torniamo a noi. Che cosa ha fatto il resto della giornata? Maresciallo, non mi prendi. Signor Mimmo, siamo al freddo, mi dica la verità, perché l'ha fatto? Ah, scusi, credo che l'abbia fatto per puro diletto. Per puro diletto, l'ultimo capolavoro di Nello Steria. Capisco. Alex Burino, Azzaccawino, Bin Laden, signor puro diletto. Signor puro diletto? Sì, mi dica, chi è? È la polizia, lei in arresto.
nel ruolo di Mimosa. Mimo nello stereo Mario Sciallo.